Quasi 200 milioni di anni fa, prima dell'arrivo dei dinosauri, gli squali già nuotavano nei mari di tutto il mondo. Si sono evoluti così bene da diventare fin da subito i predatori al vertice della catena alimentare e hanno assunto un ruolo fondamentale negli ecosistemi marini. Gli squali, come le razze e le torpedini, perché sono parenti stretti, sono animali perfetti che hanno saputo conquistare tutti gli ambienti marini, dalla superficie alle profondità più buie, dalle coste al mare aperto. Alcuni di loro, pensate, sono persino in grado di risalire i fiumi. Nonostante la parola squalo ricordi a tutti quell'unica forma dell'animale, quello lungo, con le pinne, eccetera, gli squali hanno forme e dimensioni molto diverse. Ci sono squali piccoli, grandi solo 20 cm, poi squali enormi che possono superare i 10 metri di lunghezza. Ci sono squali con la testa a forma di martello, quelli con la testa a forma di sega, ci sono gli squali violino. Tante forme e tanti colori diversi. Ma oggi, qual è la situazione degli squali? Quali perciò sono animali perfetti. L'evoluzione però non ha tenuto conto del fatto che un giorno questi pesci avrebbero avuto a che fare con l'uomo e con le sue attività. La moderna pesca intensiva che ne causa la cattura accidentale o quella sportiva molto diffusa lungo tutte le coste italiane e anche il progressivo e costante degrado del loro habitat li ha resi fra gli animali più minacciati dei nostri mari. Questi sono animali, pensate, che crescono lentamente. Raggiungono la maturità sessuale tardi, a 15 anni di età, e generano pochi piccoli. Questo significa che sono particolarmente vulnerabili e una volta decimati stentano a riprendersi. Nel Mediterraneo sono presenti circa 80 specie diverse di pesci cartilaginei e l'Italia in particolare, grazie alla sua posizione strategica, ospita 43 specie di squali. Per contro, il nostro paese detiene anche il primato tutto negativo di avere la più alta percentuale di squali e razze minacciati al mondo. Negli ultimi due secoli si è assistito a un declino della popolazione degli squali pari al 97%. Questo con gravi conseguenze per tutto il bacino del Mediterraneo. Vogliamo arrivare al 100%? Forse è arrivato il momento di agire seriamente. Ma tu cosa puoi fare per aiutare gli squali? Se sei un pescatore sportivo e catturi uno squalo durante la pesca, rilascialo in mare. Se sei un pescatore professionista, promuovi l'utilizzo degli ami circolari. Servono a salvare alcune specie di squali. Non mangiare zuppa di squalo. Per quella zuppa vengono uccisi in tutto il mondo ogni anno 100 milioni di squali. Se sei un subacqueo, non associarti a chi dà da mangiare agli squali. Interferisci in un delicato equilibrio che è l'ecosistema dei mari. Se sei in vacanza, non comprare souvenir realizzati con parti animali come mascelle o denti. Semplice, vero? Proteggere gli squali significa proteggere gli ecosistemi marini. E questo significa proteggere noi stessi. Facciamolo insieme.